Un convegno per evidenziare la centralità dell'azione culturale nella vita sociale, anche nella componente economica, organizzato dalla Regione Veneto nella maestosa cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, ha riunito gran parte degli operatori del settore del territorio. Va ridefinito il ruolo dell'impresa culturale nel contesto economico globale, perché anche se l'attività culturale è unanimemente riconosciuta come opportunità di sviluppo, essa presenta aspetti controversi nella coniugazione della dimensione artistica con quella monetaria, spesso incompatibile con l'estro creativo. A ciò va aggiunta la responsabilità della valorizzazione dell'immenso patrimonio storico presente nel territorio veneto, la cui tutela rappresenta una consistente risorsa economica nella prospettiva turistica. Direi che la Regione Veneto si colloca ai vertici nazionali per quanto riguarda la presenza di beni culturali e soprattutto iniziative di carattere culturale e artistico. Un sistema molto articolato, complesso, distribuito su tutto il territorio regionale, oltre che nelle nostre grandi capitali culturali che sono le nostre città come Verona, Vicenza, Treviso e soprattutto Venezia. Sottolineiamo come in questa occasione vengono presentati dei progetti concreti che sono stati avviati grazie alla destinazione di fondi europei POR FESR proprio sulle imprese culturali creative, ovvero questo binomio tra imprese e cultura che trova concretizzazione e realizzazione e sostegno da parte della regione. Dobbiamo quindi cambiare il concetto di cultura non solo come una materia che veda attività assistite, bensì come materia che produce ricchezza, come un comparto che produce qualità della vita, che produce sviluppo del territorio. In questa direzione la Regione Veneto ha avviato la destinazione di fondi che prima erano riservati ad altri settori come quello della manifattura, dell'impresa tradizionale, alle imprese culturali creative che operano nel mondo della cultura, dello spettacolo, delle arti, dei mestieri. Ecco, in questa direzione abbiamo avuto una destinazione complessiva per questa programmazione di 11 milioni di euro, di cui già oltre 5 milioni abbiamo destinato sia tra start-up che per il potenziamento di realtà esistenti. Su questo abbiamo voluto però sentire i protagonisti e quindi vengono qui presentati questi progetti da coloro che hanno avuto accesso a queste risorse partecipando ai bandi, e per noi è un bel esempio per tutto il nostro comparto culturale. L'impresa culturale crea valore per la società in vari modi. La prima, come ci dice una ricerca della Fondazione Simbola, è che per ogni euro realizzato da un'impresa dal settore creativo e culturale si generano 1,8 euro a livello di sistema, primo fattore. Secondo fattore, le industrie, le imprese della creatività e della cultura rendono la vita più bella, la società più aperta, e quindi collettivamente stiamo tutti meglio. Si parla molto, in particolare oggi in questo convegno, del rapporto tra impresa e cultura e più nel dettaglio di come la cultura, chi produce cultura, può trasformarsi in impresa e usare lo strumento di impresa per fare la sua attività. Viene spesso visto come un problema perché chi fa cultura tende a vedere l'impresa come qualcosa di alternativo, qualcosa che appartiene al mondo del mercato e non al mondo della cultura. Questa però è una cosa alla quale ci siamo abituati molto recentemente. La storia della produzione culturale è una storia di impresa. Basti pensare alla figura dell'impresario, cioè colui che organizza spettacoli teatrali, lo chiamiamo appunto impresario perché mette assieme un'impresa. Gli spettacoli teatrali non hanno mai chiesto, fino all'inizio del Novecento nel nostro paese, denaro pubblico. Erano spettacoli che venivano messi in scena perché offrivano un servizio al pubblico e perché appunto raccoglievano risorse, pagavano attori, pagavano tecnici, perché riuscivano a soddisfare il pubblico. Lo stesso Shakespeare, lo stesso Goldoni, che noi riteniamo dei grandi numi tutelari della cultura, non hanno mai chiesto servizi alla corona, non hanno mai chiesto servizi alla soldi alla Serenissima o soldi alla corona, si sono sempre direttamente proposti al pubblico. Ecco, a me piace fare questi esempi, mi piace ritornare alla storia della produzione culturale, teatrale in particolare, per mostrare come sia assolutamente possibile fare impresa con la cultura. È assolutamente normale, anzi, forse è un atto civile.
civile in questo senso, cioè riportare la cultura fuori da una torre d'avorio tutta finanziata dalle risorse pubbliche, tutta finanziata dai contribuenti, quindi riportarla dentro la società attraverso lo strumento dell'impresa. Le imprese culturali e creative devono fare il salto culturale, mi viene da dire, che hanno fatto gli scienziati. Oggi agli scienziati dei laboratori di ricerca chiediamo di trasformarsi in impresa. Ecco, anche agli artisti dovremmo chiedere di trasformarsi in impresa e quindi di portare dentro il loro modo di lavorare i buoni principi dell'imprenditorialità e del management che, se sono serviti agli scienziati, io sono certo serviranno anche agli artisti. Come si può diventare imprenditori culturali? Portare l'imprenditorialità e il management dentro le attività creative e culturali vuol dire fare diverse cose. La prima è imparare ad organizzare le attività togliendole dall'improvvisazione. La seconda è riuscire a creare un ambiente di lavoro, dei team di lavoro che possano valorizzare non solo i cosiddetti star artist e quindi le persone attorno alle quali l'attività creativa e culturale si svolge, ma anche tutte le altre professionalità che, solo se gestite bene, danno ancora più valore all'estro e alla creatività dell'artista di fama o dell'artista di riferimento. Un terzo fattore chiave è creare una rete di relazioni sufficientemente stretta con tutte le altre attività che non sono di natura creativa e culturale, ma che aiutano, come ha dimostrato la ricerca del professor Panozzo, aiutano l'artista a far meglio il suo mestiere. E quindi, ad esempio, tutte le professionalità che riguardano la creazione del palco piuttosto che i servizi di supporto e che rendono l'attività e l'evento culturale più manageriale, più attrattivo nei confronti della società. Ultimo aspetto, gli artisti e il loro team devono aver chiaro qual è il loro modello di business, il modo con il quale creano valore, quale valore creano per la società e i cittadini, e quindi, avendo chiari questi aspetti, quali sono le risorse e i partner con cui si devono alleare. L'azione culturale deve quindi superare la logica della dipendenza dal finanziamento pubblico. Io penso che le imprese culturali e creative meritino di superare la logica del finanziamento a fondo perduto. Dai privati non hanno bisogno di finanziamenti a fondo perduto, ma hanno bisogno di creare, di co-creare, di creare insieme al finanziatore privato un valore, e questo valore in parte viene incamerato dall'impresa culturale e creativa, in parte viene incamerato dal finanziatore, magari è un valore non monetario ma un valore simbolico, un valore reputazionale, e tutto il resto del valore viene incamerato dalla società, ed è giusto che sia così. Consiglierebbe a un giovane di formare un'impresa culturale? Sì, io credo che per i giovani ci sia molto spazio nell'ambito culturale. Ovviamente giovani o meno giovani devono avere una caratteristica fondamentale, che è quella dell'invenzione e dell'innovazione, che ha non tantissimo a che fare con l'età. Molti di noi che sono a stretto contatto con le generazioni giovani notano tristemente che il tasso di creatività non è altissimo. Quello che suggerirei appunto a chi ha delle idee è di spostarle sul settore culturale, perché c'è molta domanda di produzione culturale, c'è molta domanda di servizi, c'è molta domanda di intrattenimento. Ecco, non avere paura della parola intrattenimento. Molto spesso la cultura tende a piegarsi verso la dimensione della noia, della complessità, del difficile da ottenere, del difficile da comprendere. Molto spesso molti artisti giocano su questo aspetto, giocano a non farsi capire. Anche qui questo rappresenta un freno, rappresenta un ostacolo poi al fare impresa culturale. Fare impresa culturale vuol dire parlare con il pubblico, non con il pubblico inteso come pubblica amministrazione, ma inteso proprio come i cittadini, la società, anche il mondo delle imprese. Per fare questo ci vogliono idee che catturino l'attenzione. Quindi, più che essere giovani o vecchi, l'importante è innovare e creare qualcosa che prima non c'era.